secondo il mio modestissimo parere, ma non solo, siamo appunto nell'inizio della fine del dollaro, del petrol dollaro sarebbe più, forse sarebbe più preciso dire, perché si sentono oramai un giorno sì e l'altro pure che escono notizie di paesi interi che si distaccano dall'economia appunto del petrol dollaro, una volta la Russia, una volta la Cina, poi l'Arabia Saudita e poi l'Argentina, l'Algeria, addirittura la Francia di recente ha acquistato gas liquefatto russo dalla Cina, liquefatto in Cina, e l'ha acquistato direttamente in yen, facendogli fare un giro incredibile. Io ho pubblicato un piccolissimo post dove si vedeva proprio il giro che ha fatto le barche, le grandi navi che trasportano il gas liquefatto. Ha fatto un giro incredibile, un giro che è anche poi, diciamo, quello che si fa per ovviare le sanzioni, diciamo, un giro di quasi semantico. E direi, io ti chiederei un po' di fare un piccolo punto sulla situazione, poi introduciamo la puntata di oggi, situazione geopolitica, su quello che è la dedollarizzazione. Sì, è come dici tu, la storia del petrodollaro, nata nel 1971, dopo la separazione fra il dollaro e l'oro, Bretton Woods, è sostanzialmente fallita, perché ha detto: io non sono più in grado di darvi l'oro che vi avevo promesso in cambio dei biglietti di carta dove c'è scritto dollaro. Per mantenere in piedi il valore di una moneta che dietro non c'aveva più niente di reale, gli Stati Uniti hanno fatto l'accordo con i paesi produttori di petrolio: voi vendete il petrolio esclusivamente in cambio di dollari a tutti i paesi del mondo, i dollari li usate per comprare titoli di Stato americano, noi vi garantiamo dal punto di vista militare, vi proteggiamo militarmente. Siccome questi paesi erano tutti paesi così, no, non certo potenze militari, hanno trovato la loro convenienza in questo accordo. E questo accordo è durato dal 1971 fino ai giorni nostri. È proprio in questi giorni nel senso in questi mesi, in questi anni, che si sta sgretolando sotto i nostri occhi. E sicuramente la guerra in Ucraina è quella che ha fatto, che ha scatenato proprio l'irreversibilità del processo di fine di questo sistema. Perché con l'occasione della guerra in Ucraina, gli Stati Uniti hanno congelato le riserve della banca centrale russa in dollari. Tutto il mondo ha accettato dollari perché servivano per comprare petrolio, il petrolio era la fonte principale per far andare avanti qualsiasi industria. I dollari erano impiegati in America, i dollari stanno comunque su banche o londinesi o americane, comunque nel sistema anglosassone. Vuol dire che tutto il mondo ha venduto merci, roba buona, concreta, fatta con il lavoro, con il sudore della fronte, in cambio ha avuto dei dollari che sono numeri su un computer che sta in America. Nella migliore delle ipotesi a Londra, che più o meno è una cosa simile. E l'America ha dimostrato con i fatti, l'aveva già fatto in precedenza con piccoli paesi, ma adesso l'ha fatto con la Russia per importi enormi, che può da un giorno all'altro dire: questi numeri non te li riconosco più, e li ha letteralmente rubati. Ora, con una cosa del genere si è oggettivamente suicidata, perché adesso nessun paese al mondo si può fidare di più di ottenere dollari, lasciarli in America, e quando questi gli gira male e te li congelano. E uno dopo l'altro, come accennavi tu, i paesi che prima accettavano dollari a occhi chiusi si stanno rivolgendo altrove. Teniamo presente che la Cina ed altri paesi che detenevano enormi riserve in dollari sono decenni che si preoccupano teoricamente di costruire un'alternativa, perché lo sanno che era molto rischiosa. Adesso gli brucia il terreno sotto i piedi, adesso la soluzione la devono trovare in poco tempo, e stanno scoprendo che buona parte del mondo non vede l'ora che esca una buona soluzione alternativa. Quindi non si sa se creeranno una valuta di riserva internazionale più o meno legata all'oro, come era un tempo, o a un basket di monete, ma qualche cosa uscirà abbastanza breve. Quelle che abbiamo sentito a volte vociferare, scusa che ti interrompo, riguardo ad esempio
alla Russia, che sta acquistando grandi quantità di oro e che l'avrebbe legato il rublo direttamente all'oro, sono veritiere o sono solo... Ma sono sicuramente possibilità concrete. Comunque, più che una soluzione proposta da un singolo paese, quello che è verosimile che esca fuori è che è una soluzione concordata fra Russia, India, Cina e i tanti paesi che stanno facendo la fila per entrare nei BRICS. I BRICS erano Russia, Cina, India, Sudafrica e Brasile, e adesso addirittura l'Arabia Saudita vuole... Infatti, cioè, io ho sentito... Che era il principale alleato degli Stati Uniti d'America a sostegno del petrodollaro. Io ho sentito questa moneta che, se non mi ricordo male, si chiama 4R. Sarebbe rublo, rupia, quella cinese e quella sudafricana, che adesso Il renminbi è la... I cinesi usano lo yuan all'interno, ma nel traffico internazionale usano il renminbi. Esatto, e avrebbero creato questa, non so se è una proposta, se è una moneta reale, delle 4R. Allora, cosa verrà fatto lo sapremo il giorno in cui verrà ufficialmente annunciato, poi di voci ne circolano tanti. Ma è certo che il mondo sta alacremente lavorando per trovare al più presto una soluzione per sostituire il dollaro negli scambi internazionali. Il dollaro non è più accettabile, punto. Non merita fiducia. Dall'altra parte, nel mondo occidentale, che è l'unico rimasto aggregato al dollaro, noi europei, perché culturalmente, militarmente, succubi del mondo anglosassone, ci stiamo suicidando anche noi. In questo mondo si sta concependo invece l'idea di sostituire il dollaro con le monete digitali delle banche centrali. È un progetto che anche a Davos, nella mentalità del governo unico mondiale, era una moneta unica mondiale digitale controllata dagli stessi signori che vogliono controllare tutto. Ma questo presupponeva il mantenersi della globalizzazione, che di fatto non esiste più. Il mondo è multipolare. Quindi quella soluzione, replicata in tante monete digitali di banche centrali, è comunque annacquata, comunque sta poco in piedi, e il giorno in cui dall'altra parte uscirà una proposta seria di una moneta seria per gli scambi internazionali, credo che tutto il mondo si sposterà. Teniamo presente che anche la Francia, anche la Germania, sì, per carità, sembra che obbediscono adesso ai diktat, dobbiamo andare i carri armati, mandiamo i carri armati, dobbiamo fare questo, facciamo questo, ma sono consapevoli che così l'Europa si sta suicidando. Quando la Cina propone, quando Zelensky chiama al telefono il leader cinese per dirgli perché non ti proponi come mediatore per un piano di pace, e il leader cinese, prima di andare, telefona a Parigi, telefona a Berlino e scopre che questa cosa tutto sommato farebbe comodo anche agli europei, e la dice lunga. La dice lunga dell'isolamento di fatto che gli Stati Uniti si sono creati dandosi la zappa sui piedi con quello che hanno fatto. Loro pensavano di risolvere il problema non risolvibile della bolla speculativa saltando al piano del grande reset. Ma insomma, a leggerlo bene ci vuole un bel po' di fantasia per pensare che tutto il mondo se lo sarebbe bevuto. Il